Sì. Riesco a parlarti e guardarti. Esatto. Ok, Ok. adesso vediamo se ti vedo. Non ti vedo però. È normale che non ti veda. Aspetta Pronto? forse un attimo, che forse dobbiamo connetterci. Adesso io sono in diretta, in effetti. Sì, però io non ti vedo. Ecco, adesso ti... Ecco, ma poi vai via. Vai, vieni e vai. Adesso mi vedi? Ma che sta succedendo? Prima ti ho visto per un secondo. Aspetta che... Vabbè, non ti vedo. Come mai non lo so. Sul grigio è un po' volato. Non ti vedo. Ma tu ti vedi Io mi sulla vedo piattaforma? in diretta, in questo momento sono in teoria in diretta, quindi vediamo. Vedere, io non ti vedo neanche in diretta. Ecco, sì, no, però. Vabbè, non fai niente. Sì, Dai, sono in domanda diretta che comunque. Sono diretta, ci sono. non ti vedo, non niente, ti sento. Ok, Vai aspetta perché tranquillo. qui è tutto rallentato e bloccato. Si vede che c'è proprio un problema di piattaforma da qualche parte. Non so bene che problema ci sia. Comunque c'è qualcuno sentiamo. Ok, sei in diretta. Ok, commenti ci sono. Ragazzi, ragazze, buon pomeriggio. Abbiamo avuto un problema tecnico, tanto per cambiare, però ci sono già 17-18 persone collegate con noi. Allora, problema ci sia. Comunque, c'è qualcuno che sentiamo. Ok, sei in diretta. Ok, commenti ci sono. Ragazzi, buon pomeriggio. Abbiamo avuto un problema tecnico, tanto per cambiare, però ci sono già 17-18 persone collegate con noi. Allora, problema ci sia. Ok, comunque c'è. Ok, sei in diretta. Ok, commenti ci sono. Allora, mi vedete e mi sentite? E questa è la cosa che, più importante. Allora, doveva esserci qui con me la prescelta per la lettura del quadro numerologico di oggi. Purtroppo, nonostante tutte le prove tecniche fatte ieri, dove ovviamente è funzionato tutto perfettamente, oggi no, a motivo nuovamente di ritardo. Mi dispiace. Abbiamo però Alessandra, perché la persona prescelta è Alessandra Magnolia, è al telefono in viva voce con me. Vediamo se in questo modo riuscirà a commentare. Alessandra, ci vedi, ci senti? Ti vedo, ti vedo e ti sento. Ok, voi riuscite a sentire Alessandra quando parla? Presentati un po', Alessandra, così vediamo se ti sentono abbastanza bene. Capito, cosa devo fare? Presentati un attimo, magari di Ma due io parole te. sono Alessandra Magnolia, ho quasi 47 anni e ho contattato, vengo dalla Liguria e niente, aspetto la mia lettura numerologica. Con un po' d'ansia, però anche molto contenta di essere stata scelta. Dite se riuscite a sentire Alessandra, perché parla col telefonino in viva voce, quindi può magari non essere abbastanza alta il volume è al massimo, ma ci stiamo facendo, come dire, tecniche molto artigianali. Ci dite se riuscite a sentirla, se l'avete sentita per cortesia. Aspettiamo un commento su questo perché arriva sempre tutto un attimo in ritardo e poi proseguiamo. Oggi purtroppo abbiamo iniziato in ritardo, ci sono questi problemi. Forme che veramente sono tremendi. Ok, sì, ci rispondono sì, ok, molto bene Alessandra. Allora, innanzitutto grazie Nanda, grazie mille, sento a tratti, va bene, si sente perfetto, grazie, grazie a tutti quanti. Allora, io e Alessandra ci siamo conosciuti 5 minuti fa, cioè a parte la prova tecnica di ieri che è durata 2 minuti, sapete che pesco veramente, nel senso che faccio veramente i bigliettini e
ho veramente preso tutti i nominativi di tutti quanti, io non so quanti fogli di nominativi, perché sono arrivati più di 80 richieste. E io pesco e proprio a caso, e appunto Alessandra è la prescelta di questa settimana. Due pagine introduttive su cos'è un quadro numerologico e poi cominciamo questa lettura che, tra l'altro, ve lo dico subito, poi io e Alessandra la termineremo in privato, perché per una lettura fatta bene ci vogliono minimo 2 ore, delle volte anche 3. Ovviamente noi adesso purtroppo abbiamo meno di 1 ora e quindi vediamo di arrivare fin dove possiamo, ok? Il quadro numerologico che cos'è? È un imprinting, un progetto di base che noi ci siamo dati nel momento in cui abbiamo deciso di incarnarci qui sulla Terra. Un progetto di base che vuole cercare di aiutarci a integrare, armonizzare quelle parti di noi che ancora ne hanno bisogno. Quindi si basa ovviamente anche sui nostri trascorsi, sulle nostre vite passate, su quello che è successo nelle nostre vite precedenti. E i numeri, come sapete, l'abbiamo detto tante volte, costituiscono un linguaggio universale, una scienza molto esatta, perché quando pensiamo al numero 3, per esempio, tutti pensiamo alla stessa identica cosa, non ci possono essere sbavature, come se invece dicessimo mela, ognuno la può immaginare, verde, gialla, rossa, e avere quindi delle differenze nelle frequenze in quel momento concettualmente emaniamo. Il nome... le lettere, per la scienza della gematria o gematria come preferite, vengono tradotte anch'esse in numeri e quindi possiamo avere veramente dal nostro nome, cognome e data di nascita una serie di informazioni su quelle che sono le nostre intenzioni, sul progetto di base di questa nostra vita. Alessandra, ci sei sempre? Ti è chiaro questa breve introduzione? Benissimo. Allora, vediamo Alessandra che cosa aveva scelto per stessa. Innanzitutto, dovete scusarmi, ovviamente qui ho una serie di appunti, di diagrammi, di tante altre cose, ok? Alessandra ha scelto di nascere nel giorno numero 3, è nata il 3-12, quindi il 3 di dicembre. Il giorno di nascita ci dà l'imprinting, ed effettivamente quando c'è una scelta di questo tipo, il giorno 3, noi abbiamo scelto di nascere nel giorno del giullare. Vi faccio anche vedere l'immagine, molto bella. Il giullare. E la parola chiave, come vedete, è espressione. Che cosa vuol dire? Che, Alessandra, tu hai un carattere decisamente aperto, accogliente, brillante, estroso. Hai sicuramente appeal, sei carismatica. E il 3 è il numero con la massima capacità comunicativa e creativa che ci sia. Quindi hai anche sicuramente il dono della scrittura, tra l'altro, che forse non hai utilizzato, ma è una tua predisposizione. E il 3 ha molto bisogno di esprimersi. Il 3 è un numero che sta sotto la luce dei riflettori, quindi non hai problemi a mostrarti in tutto e per tutto, ma soprattutto la parola chiave è espressione, perché il 3 ha molto bisogno di realizzare i suoi talenti, esprimersi in questo senso. Altra cosa molto importante, il 3 è il numero del pensiero positivo, dell'ottimismo, della fiducia, di chi comunque dice andrà tutto bene. È un numero entusiasta, è entusiasta della vita, vive la vita un po' come un'avventura, ha un entusiasmo spesso contagioso. Intanto, Alessandra, fino a qui voglio sapere cosa ne pensi, visto che abbiamo già detto parecchie cose. Sì, io sono estroversa, sono molto socievole, e sono anche un po' cabarettista. Infatti, il 3 è decisamente un po' attoriale, il 3 diventa l'anima della festa, gli piace stare un po' al centro si mette in mostra. Gli piace ridere e piace far ridere. Perfetto, sei un 3 perfetto da questo punto di vista. Vediamo che cosa fai con questo 3. Nel senso che ti sei data imprint, però poi ovviamente vediamo quali sono gli altri tuoi numeri e che cosa ci fai con questi altri tuoi numeri. Per prima cosa andiamo a vedere il numero che hai nell'anima, ok?
Cos'è il numero dell'anima? Il numero dell'anima è il numero del desiderio più interiore che tu hai, ciò che veramente desideri nel profondo, nella tua anima. Com'è la tua anima, si potrebbe dire. E tu, nell'anima, hai il 7, che è il numero del saggio. Adesso ve lo faccio vedere. Ups. Vedete che la parola chiave è meditazione. Cosa vuol dire? Beh, nel nostro immaginario, chi è un saggio? Colui al quale noi ci rivolgiamo perché ha una visione delle cose molto ampia. I nostri saggi mentalmente sono sempre in luoghi molto alti, da cui hanno ampie visioni, hanno un fare anche un po' ieratico, ci si avvicina un saggio con cautela, perché si sente l'importanza di una conoscenza in più che lui ha rispetto alle conoscenze che abbiamo noi. Non è che ci avviciniamo a un saggio dandogli una pacca sulla spalla e dicendogli andiamo a farci una birra. No, non è questo l'atteggiamento. Allora, se la tua anima è 7, il saggio che fa? Il saggio è colui che vuole una visione più ampia rispetto alle cose, cioè è colui che sa vedere oltre, ma che vuole vedere oltre, vuole capire la verità oltre il visibile. Non per niente la parola è meditazione, perché un saggio cosa fa? Parla poco, ascolta molto, ma soprattutto vuole trovare la fede, la conoscenza, è un numero di studio, di chi vuole indagare nelle cose, e è un numero di grande raffinatezza anche, ed è un numero che seleziona molto le persone con cui entrare veramente in contatto. Cioè tu puoi avere un 3 molto espansivo, come abbiamo visto, ma le persone alle quali dai veramente accesso nel tuo animo le selezioni con cura. E la tua anima... No, Alessandra, confermi? Sì, sì, è vero. Cerco gli spiriti affini, sia le amicizie che le relazioni generali. Perfetto, proprio così. E non è facile? Non è facile, perché se fosse collegato adesso, sappiate che Alessandra doveva essere in diretta con me, problema tecnico dell'ultimo minuto, e quindi ce l'abbiamo al telefono. Spero che riusciate a sentire i suoi commenti. Anche così, anche in questo modo, insomma, per telefono. Abbiamo ripiegato. Credo che le piattaforme fanno quello che vogliono, ok? Quindi, dicevamo, questa natura selettiva si manifesta appunto anche negli affetti. E il tuo cuore per te è proprio un segno prezioso, capisci? Cioè, una volta che tu lo hai e doni amore, tu vuoi che sia per sempre. Quantomeno questo è il tuo desiderio profondo. Mm? Dici tu, facile a dirsi, dici te. Beh, insomma, guarda, ti garantisco che ci sono dei numeri che non hanno questo tipo di desiderio, quindi vai tranquilla. No, no, non è che lo vogliamo tutti. Cioè, ce lo diciamo, ma non è che lo vogliamo tutti. Diciamo che dall'esterno è una piccola... di fare molto estroverso, e poi trovarsi in effetti che quando devono entrare in un contatto più profondo c'è un attimo di, come dire, stai un po' lì, non ti avvicinare troppo, perché quando si entra nella tua sfera intima lì diventi, come dire, diventa importante per te la selezione. Il 7, tra l'altro, è un numero che, siccome fa una bella selezione, potrebbe ogni tanto sembrare un po' distaccato. E quindi potrebbe capitare questa cosa, no? Che ogni tanto ti vedono come distaccata. Diciamo che il 7 è anche un numero, il numero della logica, della riflessione, e quindi a volte accordare le emozioni, il cuore con la mente potrebbe a volte darti qualche difficoltà. Sì, sì. È vero? Sì, c'è discrepanza tra il pensiero e le cose, tante volte c'è molta... comunque c'è la necessità di anche razionalizzare le emozioni, di capirle, di farle proprie, di dare un senso, ecco, è un lavoro faticoso, Ok. Poi, dall'esterno però si vedono, quello che chiama io è un altro dei numeri che andiamo a vedere. Io vuol dire maschera sociale.
Allora, la maschera sociale è come gli altri ci percepiscono, che non dire assolutamente che è come noi ci sentiamo, ok? Scusa un attimo, rispondo a una domanda. Allora, io sto facendo la lettura di un quadro numerologico di una persona completo, non prendo qui date di nascita e nomi e cognomi perché ci vuole il tempo di elaborare un intero quadro numerologico. Io sto facendo il quadro numerologico di Alessandra Magnolia, che è una delle persone che ha dato nei giorni scorsi il suo nome e cognome e la sua data di nascita, e io l'ho pescata tra tutte le altre. Quindi cortesemente non lasciate qui i dati perché io non li posso elaborare. L'elaborazione di un quadro numerologico richiede ore, ok? E sto facendo questo lavoro di leggere dei quadri numerologici completi, una tanto, ma delle persone che pesco appunto random, per farvi capire quante cose si possono evincere da un quadro numerologico. Tutto quello che diremo qui, io e Alessandra, che è la prescelta, sarà solo una minima parte del quadro, perché una lettura dura minimo 2 ore, noi abbiamo ancora mezz'ora, e quindi poi io e Alessandra proseguiremo in privato. Però serve per capire tutto quello che i numeri dicono di noi, ok? Allora, per esempio, dicevamo la maschera sociale. La maschera sociale cos'è? Come gli altri ti percepiscono? Che può essere molto diverso, da come tu sei, da come tu ti senti dentro, Alessandra. E tu, okay, a livello di maschera sociale, a livello di quello che si chiama persona, hai il numero 6. Il 6 è la custode, e ora lo faccio vedere. Uffala. Dai, è l'angelo custode. E la parola chiave è amore. Ok? Ok. Quindi, di cosa vuol dire? Come ti vedono all'esterno? Beh, che cosa fa l'angelo custode? Si prende cura delle persone, ha un istinto molto protettivo, un istinto di accudimento, per cui ti vedono come una persona responsabile, materna, accogliente, ma soprattutto, parola chiave abbiamo visto che è amore, una persona che vuole creare sempre armonia nei luoghi in cui lei si trova. Ecco perché le persone possono tendere ad aprirsi con te, a fidarsi di te e a confidarsi con te. E dai proprio l'idea di avere sempre un rimedio, un consiglio per ogni cosa. Questo si sposa un po' con la tua anima 7, il saggio, perché il saggio di fatto fa quello, dispensa consigli, però l'anima corrisponde più al tuo desiderio di indagare tutto quello che è il visibile oltre il terreno, quindi appunto tutta la realtà del mondo olistico, dell'occultismo. Tra l'altro tu prima, poco prima di iniziare la nostra diretta, mi raccontavi che, se posso dirlo, sei sempre stata interessata, no, di astrologia e di carte, giusto? Sì, esatto. Ok, quindi questo vedi che ti risponde molto, è proprio una tua esigenza molto profonda. Sia il 7 che il 6 sono numeri che amano la bellezza e amano l'arte. Non so quanto tu ti ritrovi in questo, quanto tu abbia modo di coltivare magari o studi artistici o anche di essere tu stessa un artista in qualche modo. Non so se hai il tempo. Sì, io da ragazza dipingevo, e mi piace molto il bello, un gran senso del bello e dell'armonia in generale. Non so se questo sei 6, 7, però tutti mi e piace due. Circondarmi, cerco sempre l'eleganza nell'ambiente, non so qual è il numero che, però mi piacciono le cose sempre molto armoniose, gli spazi armoniosi, le cose belle, ecco. Okay. E so, come si chiama? Ho questa passione per il disegno, per la pittura, anche per l'arte, che a volte non capisco sovente, però per la poesia più che l'arte, ecco. Ok, molto bene, molto bene. Quindi queste cose corrispondono. Poesia proprio perché il 3 scrive. Sì, scrivo tanto, ho sempre scritto tantissimo. Ecco. Sempre scritto tantissimo. Perfetto. Dal telefono a delle poesie, dei diari, anche brevi racconti, sempre scritto. Molto bene, ottimo. Vedi che i numeri ti riflettono. L'altro elemento che serve a distinguere una persona, abbiamo parlato dell'anima, abbiamo parlato di quello che si chiama la maschera sociale, il termine per definire la numerologia è il numero della persona, ma c'è un altro numero ancora assieme all'anima che definisce la persona nel profondo e che è il numero della quintessenza, si chiama così, quintessenza. E la quintessenza noi la comprendiamo
andiamo molto nella seconda parte della nostra vita, perché nella prima dobbiamo sperimentare, dobbiamo capire chi siamo, perché la quintessenza è proprio il nucleo del nostro essere, ciò che la nostra essenza, ciò che veramente siamo. E Alessandra, tu qui hai un altro tre. Ecco. Quindi rimango coerente. Rimani coerente col tuo giorno di nascita, quindi la tua essenza più profonda è veramente legata alla simpatia, al buon umore e al pensiero positivo. Hai una mente molto rapida, perché il 3 è il giullare, quindi colui che riesce a fare dell'ironia, e sappiamo che l'ironia è riuscire a prendere le cose, metterle immediatamente in un altro contesto e far vedere un altro punto di vista che ti permette di estraniarti dalla situazione attuale e farti vedere che quella situazione tragica in realtà è anche comica, per esempio, ok? È uno spirito eternamente giovane, è uno spirito che si pone appunto sempre, vuole sempre avventure, vuole sempre socialità, un numero di grande accoglienza proprio, e man mano che va avanti la tua vita, tu puoi avere avuto anche delle difficoltà come tutti, ma il tuo desiderio sarà sempre quello di avere un feeling positivo con la vita, di passare anche questo messaggio che la vita è positiva, il feeling, la fiducia alla tua vita crescerà, nonostante magari le difficoltà, e anche la tua creatività è destinata a espandersi sempre di più. Bene. Ok. Bene. Quindi se tu senti così il bisogno di essere più creativa, comunicativa, esprimerti artisticamente, sappi che queste sono proprio cose che ti appartengono, quindi il mio consiglio è vai e fallo, assolutamente. Ok. Okay. Poi il dunque, aspetta che guardo un attimino, perché qui sono delle domande. Dunque, ho capito che allora il, allora qui hanno qualcosa, non sono stata sicuramente chiara. È il giorno di nascita di Alessandra, è nata in dicembre, il 7 è il numero della sua anima, è il numero dell'anima, okay, che si ricava facendo alcuni calcoli numerologici, non fate nella data di nascita, ok? Allora, adesso se noi guardiamo un attimino le tue caratteristiche, quindi abbiamo un'anima 7 che è il saggio, ok? Voler indagare i misteri della vita, voler andare oltre, capire oltre, voler arrivare a sondare il mistero dell'esistenza, con uno spirito, una quintessenza che è molto positiva, molto accogliente, molto aperta, è una massa sociale di amorevolezza che è il 6, ok? Guardiamo un attimino il numero dell'io, che è dato dal tuo nome e cognome. Il numero dell'io nel tuo caso è il 4. Okay. Il 4 è il costruttore, te lo faccio vedere. Eccolo qua. Vedi che la parola chiave è ordine. Ok. Il costruttore, vedi che tiene il mondo. Perché il costruttore è un numero molto di terra, molto quadrato. È un numero che ha un approccio alla vita molto organizzato, molto metodico. La parola chiave è ordine, perché è un numero di grande precisione, di grande concretezza. Quindi sei sicuramente una persona molto pratica, molto razionale, molto tenace, perseverante. Se devi lavorare, sei una grande lavoratrice. E confermi? Ok. E hai la capacità di tenere i piedi per terra, sicuramente. Esatto. Nonostante la tua vena di astrazione, no? L'anima 7, va molto bene avere degli strumenti 4. Basta che a volte tu non diventi troppo rigida, perché il 4 a volte può diventare troppo meticoloso, troppo attaccato alla regola, perché è un numero un po' insicuro. Quindi le regole, la routine, il conosciuto danno sicurezza. Ok. Ecco, io non so se tu tendi a volte a irrigidirti troppo, per questo 4 in realtà arriva da un 13, 3 più 1 fa 4, questi arrivano sempre da calcoli che io devo fare sui vostri nomi e cognomi, ok? Questo 13/4 dice che a volte fai fatica a lasciare magari degli schemi comportamentali o delle abitudini che sai essere ormai logore, sai che non ti serve più, può darsi che a volte tu faccia un po' fatica, che tu le trattenga invece di lasciarle andare. Sì. È vero questo? Beh, il cambiamento è difficile per tutti, ovviamente. E a volte il
passato, le nostre sicurezze o altre certezze, si fa fatica a lasciarle per l'ignoto. Hai detto la parola giusta, Alessandra, cambiamento, perché il 4 detesta i cambiamenti. Lo so. Il 4 detesta i cambiamenti, vuole andare verso ciò che è consolidato. Quindi, se già guardiamo un attimo questi tuoi numeri, noi vediamo che hai una buona base, perché hai una bella terra, una bella concretezza, ma l'incertezza a volte nell'andare in ciò che non è conosciuto, con un'anima 7, che è un'anima che ha della razionalità, è il numero anche della logica, anche il numero dell'astrazione, ok? Quindi a volte può esserci da parte tua un po' di reticenza nel lasciarti andare verso questa tua evoluzione, nel tuo misticismo, a indagare in tutto questo, perché avresti voglia di essere sicura sia di quello che apprendi, sia magari che se devi mettere in pratica qualcosa, tipo l'astrologia o le carte, lo sai fare proprio bene, eh? Può darsi che questo a volte un pochino ti freni nell'andare un po' più sciolta invece, nel cercare e indagare in questo campo. Quindi il consiglio è affidati a ciò che ti arriva, perché il 4 è un numero proprio di terra, quindi tutto quello che è, non è razionale fa fatica ad accoglierlo, mentre il 7 è il numero della logica, ma anche dell'astrazione, anche perché qui abbiamo un obiettivo di vita, abbiamo visto l'anima, quintessenza, la maschera sociale o persona, abbiamo visto l'io è praticamente gli strumenti con cui tu agisci nel mondo, ok? Il kit di strumenti con cui che ti sei portata nella vita e che utilizzi per raggiungere i tuoi scopi, che sono appunto l'organizzazione, l'ordine, la determinazione, la volontà, ma anche la voglia di tenere sempre le stesse regole, la stessa strada, la paura del cambiamento, ok? Cosa vuoi fare però tu con tutto questo? Cioè, qual è l'obiettivo di vita che ti sei data? Dov'è che vuoi arrivare? Tu hai un obiettivo di vita 8. L'8 è il sovrano, ve lo faccio vedere. E la parola chiave è il potere. Sei sorpresa? No. No, mi fa piacere. Ambiziosa nell'ambito in cui comunemente si intende, però per quanto riguarda i miei studi, le mie inclinazioni, mi piacerebbe avere, tra virgolette, molto potere in ambiti più, come si dice, meno consoni alla società, ecco. Allora ti dico una cosa. Potrebbe essere la mia azione verso la telepatia, mi piacerebbe essere telepatico, mi piacerebbe avere delle grandi potenzialità mentali, ma sempre nell'ottica di ricercare la verità, l'essenza, avere anche proprio un potere mentale molto forte. Ok. Guarda, Alessandra... Più potere spirituale, ecco, più perfetto. Psicologico. Perché quando l'8 è il numero del sovrano, quindi è un numero che vuole assolutamente concretizzare, è un numero collegato alla materia, nel senso che quando ha un'idea vuole tradurre i sogni in realtà. Ok, quindi è un numero decisamente ambizioso, quindi è un numero collegato alla materia, proprio perché ha talento, il 4 è la metà dell'8, fa il doppio di tutto quello che abbiamo detto del 4, però mentre il 4 è l'esecutore del sovrano, l'8 è il sovrano, quindi è colui che gestisce dall'alto, ok? Quindi ha anche una capacità monetaria, una capacità finanziaria, la capacità di gestire proprio le cose, è un numero si vuole misurare con le leggi materiali del mondo, ma come abbiamo detto, i numeri vanno anche collegati, eletti, contestualizzati alla loro posizione. Se tu il sovrano ce l'hai come obiettivo di vita, tu hai deciso che in questa vita vuoi riportare lo spirito nella materia. Quindi dentro senti molto un richiamo a mettere sempre della spiritualità, dei germi per lo sviluppo evolutivo, personale, psicologico, emotivo, anche spirituale delle persone. Senti molto il bisogno di creare delle realtà in cui sì, ci sono delle situazioni reali e concrete, ma in qualche modo devono essere sempre volte a far sì che le persone traggano il meglio di sé, riescano a esprimere il meglio di sé. Ti corrisponde questo come richiamo interiore? Corrisponde assolutamente. Vabbè, sei proprio
Sei un libro aperto, perfetto. Io sì, sono un libro aperto. Molto bene, bene, fa piacere perché i tuoi numeri, a volte numeri nostri, potremmo far fatica a riconoscerceli. Ci sono Te li riconosco tutti. Te li riconosci tutti, perfetto. Allora adesso ti darò una soddisfazione. Io ad Alessandro avevamo preparato anche tutti i numeri da farvi vedere, ma è saltata appunto la piattaforma, lasciamo perdere per chi si è collegato dopo, doveva essere in diretta con me al telefono Alessandra, e a lei ho ovviamente dato l'elenco dei numeri, il numero dell'anima, della persona, dell'io di cui abbiamo parlato, e le ho dato anche un diagrammino come questo. Allora, vedete che l'8 è assieme al 2, ma l'8 è un numero che non ha nessun cerchio intorno, ok? Quando questo accade e quando uno di questi numeri senza cerchi è uno dei numeri che compaiono nell'io, nella persona, nell'anima, nelle cose che abbiamo detto ora, vuol dire, Alessandra, che tu hai dovuto fare uno sforzo in più nel riconoscerti che quel numero ti apparteneva, cioè nel riconoscere che quello era il tuo obiettivo finale. Era una sfida in più che ti è rimessa. Quindi hai dovuto lavorare di più per capire che quello è ciò che tu desideri integrare alla fine della tua vita, quel tipo di soluzione, situazione, contesto o atteggiamento. Quindi, visto che te lo riconosci molto bene questo 8, vuol dire che questa prova l'hai già superata. Okay. Vedo esatto, perché vedo il quadro numerologico è un progetto appunto che noi ci diamo all'inizio della vita, ma non è detto... cioè serve anche proprio per capire leggendolo le cose che abbiamo già superato, quindi qui puoi trarre una soddisfazione, Alessandra, eh? Ok, ecco, è importante questo, però, che al di là dell'obiettivo finale che abbiamo visto, tu sappia anche che ovviamente la parola chiave per il sovrano è potere, quindi forse l'altra cosa che devi ancora integrare, questo me lo dici tu, è comprendere che veramente tu hai il potere della tua in mano, cioè credere veramente nel tuo potere personale. Ogni tanto non ci dico, dico la verità. Perfetto. Ma tanto dubito. Ok. Da un lato dubitare di queste cose. Mi faccio condizionare dall'esterno, cosa che dovrei fare bene. Ok. Allora, e questa evidentemente è una parte che ancora va integrata. Essere sempre fiducioso nel nostro potere è un po' difficile da parte di tutti, però nel tuo caso, visto che ce l'hai come obiettivo finale, sai che accadranno delle cose che ti metteranno di fronte alla riprova che sei tu la creatrice della tua vita. Ok? E quindi sentirai la forza dentro di te, il potere dentro di te di fronte a queste situazioni, lo dovrai tirar fuori. Ok? Poi, visto che abbiamo poco tempo, parliamo dell'ultima cosa, cioè del tuo numero cosiddetto ombra. Il numero ombra cos'è? È quell'aspetto di noi che è un po' un bastone tra ruote, quella parte di noi da riequilibrare, che si manifesta soprattutto nei momenti critici, ok? E, è quel numero che è un po' un bastone tra le ruote, in effetti. E quando abbiamo... tu hai l'ombra 1, okay? Ok? Allora, il numero 1 normale, non numero ombra, è il numero del guerriero. Ok. E la parola chiave è indipendenza. Chi è un guerriero? Un guerriero è colui che non ha paura di andare avanti da solo, è un leader per forza, è un capo, ha il coraggio, la determinazione, l'intraprendenza, è un innovatore, apre campi nuovi, è quello che dice chi fa da sé fa per tre. Ma quando questi fattori vanno in eccesso o in difetto, quindi i numeri devono essere equilibrati, altrimenti se vanno in eccesso o in difetto, vibrano in maniera disarmonica dentro di noi, e il numero ombra è proprio il numero che dentro di noi vibra in maniera disarmonica, da che cosa diventa in negativo? Purtroppo il guerriero diventa il ribelle e la parola chiave diventa insicurezza. Che cosa vuol dire? È il mio tallone d'Achille. Infatti, il tallone d'Achille è proprio l'insicurezza nel tuo caso. Perché l'ombra 1 vuol dire che tu hai bisogno di riconoscimento, valorizzazione, ed è tutto incentrato sull'autostima. È una sfida proprio sull'autostima.
E il tallone d'Achille è proprio l'insicurezza, come tu mi confermi. È un problema che nasce nell'infanzia rispetto al rapporto con il padre, te lo dico. Ok, lo confermi. E il consigli da dare a un'ombra di questo tipo è, guarda, l'uno ha molta paura in ombra di fare degli errori. Ha paura di commettere degli errori e quindi di sbagliare, sì, ha proprio paura di sbagliare, ok? Ha paura del fallimento e questo a volte lo può inibire dalle azioni che compiere. Ok? Ci sono dei consigli, tuttavia, che possono venirti dati, e cioè, innanzitutto, datti il diritto all'errore, perché l'errore è che è stato creato nella cultura di questa dimensione, ma nelle altre dimensioni ci vedo come persone che fanno delle esperienze, che fanno delle esperienze per capire delle cose. Il concetto di errore non c'è. Quindi permetti di sbagliare. Poi ricordati, se non che fatica. Ricordati, se in un contesto ti trovi a disagio, di parlarne subito. Se hai pressione, se provi qualcosa che non va, di parlare subito. Sì, questo l'ho imparato, questo l'ho imparato. Ecco, questo è molto importante. Non avere paura di andare controcorrente. Hai per fortuna il 3 che ti aiuta, perché il 3 non ha paura di andare controcorrente, il 3 non ha paura di farsi vedere. Però anche il 3 a volte può essere un po' dispersivo. Quindi bisogna stare, come dire, molto centrati sul fatto che una sconfitta non è una sconfitta, è un insegnamento. Da lì ti rialzi e vai avanti, ok? Però l'insicurezza è il tuo tallone d'Achille. Ok. Allora, Alessandra, ti dico l'ultima cosa perché abbiamo proprio 3 minuti, poi continuiamo io e te privatamente. La cosa più importante per te, tu sei comunque una guerriera nata, nonostante questo. Sì, lo dico sempre. Guarda, Laura, ma lo dico da solo, lo dico sempre. Io sono nata contenta. Esattamente, e te lo dico perché in questo diagramma tu hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerchi intorno al numero 7. Questo vuol dire che il lato di te caratteriale più evidente è proprio quella del guerriero. Tu sei un guerriero, una combattente, una leader nata. Quindi hai sicuramente coraggio, intraprendenza e quant'altro. Il fatto che tu abbia anche l'uno in ombra non vuol dire niente. Vanno letti come se fossero due numeri diversi. Ok? Ok. E la cosa per te più importante è la realizzazione lavorativa e poi sociale. Per te quello è molto importante. Il sociale te lo racconto forse prima, un secondo prima. Se vuoi anche Più velocemente. ridirlo, dillo pure. Sì, nel mio grande sogno, il 6 si evince bene dalla mia persona perché io faccio l'infermiera, faccio, vabbè, l'infermiera psichiatrica e ho da sempre cura delle persone deboli, verso le quali nutro sempre la profonda tenerezza, io nutro una grande tenerezza verso i più deboli. Che è quasi un istinto protettivo. Credo che la vita abbia un senso nel momento in cui io metto la mia forza, la mia potenza, la mia capacità, la mia sovversione a favore degli ultimi. E spero domani, quando vado in pensione, di riuscire a fare ancora qualcosa per il mondo. E sento molto il fatto che noi abbiamo delle capacità, queste devono essere usate per gli ultimi o per le persone più bisognose. Ecco, questo è un potere comunque a servizio dei più, non so come dire. Tutto ciò che è buono mi è stato dato è giusto che sia condiviso fortunate di me. Quando sei l'8, il 4 che si mettono assieme e fare un domani che io, ecco, penso. Questo è proprio bisogno anche per me, per sentirmi utile, utile nel mondo. Insomma, per gli altri alla fine si fanno per se stessi e Sì, quindi alla sì. fine tutto ritorna. Io poi continuo scambio, quando io che ho dato tanto ai miei pazienti psichiatrici, mi hanno dato
mi hanno permesso di conoscermi, mi hanno messo alla prova, mi hanno fatto insegnare, mi hanno fatto piangere. Devo dire che alla fine sono loro che mi hanno insegnato chi sono, la mia forza, anche se ovviamente io l'ho aiutati, l'ho supportato, a volte anche sopportati, però è stato sempre uno scambio non equo, perché poi alla fine ho ricevuto sempre di più di quello che ho dato. Ok. E quindi penso che tutti dovremmo vivere così, però questo è il mio pensiero, la mia filosofia di fondo, e ho bisogno di trovare persone con questo suo cuore. Allora lì si ricollega, che è un numero a cui si fa fatica poi aprire questo cuore, adesso beh, lo condivido sui social, però con persone con focus, con questo mondo svivendi, ho modo di sentire, perché anche un modo di sentire diverso, la sofferenza e la vita degli altri. Alessandra, grazie infinite per questa per quello che hai detto, perché tanto ci hai parlato un attimo di te, ma abbiamo avuto riscontro con appunto quello che ci hai contato, di quanto i numeri fossero veramente pertinenti con quello che ci hai detto. E quindi grazie. Complimenti per l'analisi. Vabbè, siamo riconosciuta in tutto. Ti sei conosciuta in tutto. Beh, il quadro numerologico deve proprio finalizzarsi a farci prendere conoscenza di noi stessi ancora di più. In più adesso, per esempio, non abbiamo tempo in diretta, ma lo facciamo io e te in privato, andremo a leggere, perché siamo a un terzo della lettura, lo dico per tutti quanti, e quindi io e Alessandra la continueremo in privato. E, per esempio, ci sono 4 cicli di vita nella vita, ogni abbraccia determinati anni che sono diversi, non sono uguali, e quegli anni lì vengono influenzati da un numero che ci dà la sua vibrazione, sua frequenza. Quel numero vuole essere una lezione da integrare, quindi non abbiamo tempo qui, magari la prossima volta con la persona che ci sarà partirò proprio dai cicli di vita. Un'altra cosa che poteva essere interessante da fare era vedere sia nei cicli già passati che cosa ti era successo, e tutto questo corrispondeva con i numeri che avevano influenzato i cicli di vita, sia vedere qual è il numero che ti influenza adesso e quelli che ti influenzeranno dopo. Riuscire ad accordarci, allinearci con i numeri che hanno è un grande aiuto, perché mi allineo già con sfida, con l'insegnamento che devo apprendere, ok? Ok. Quindi adesso noi continueremo a raccontare tante altre cose in privato, sono già le 17:02 e quindi ci dobbiamo fermare qui. Mi spiace tantissimo non aver avuto l'opportunità di avere Alessandra in diretta, abbiamo sempre abbiamo le piattaforme che stanno continuamente, avevamo fatto le prove, andava tutto bene, niente, oggi no, l'abbiamo avuto telefono, avere almeno una testimonianza. Io rifarò una lettura sempre con la persona, spero la prossima volta, in diretta con me live, in modo che possa, appunto, come è successo la volta scorsa, oggi purtroppo no, riesco, in modo che possa intervenire venerdì prossimo. Allora, pescherò sempre a sorte tra coloro che mi mandano nome, cognome e data di nascita. Non mandatemeli ora, per favore, me li mandate da lunedì entro mercoledì, non li prendo prima e non li prendo dopo, per cortesia, perché me ne arrivano troppi, quindi da lunedì mattina fino a mercoledì alle 12 li raccoglierò tutti, ma né prima né dopo, non scrivete ora. Se vedo che mi ha chiesto come posso parlare con lei, sono contattabile via Messenger, tranquillamente, la mia pagina Facebook Laura De Stefano, anche lì come un Messenger mi trovate tranquillamente. Sta per partire proprio stasera un corso di numerologia che terrò io, è andato talmente bene che abbiamo dovuto farne, è andato esaurito in 5 giorni, ne abbiamo già preparato un altro, e entro breve partirà anche, visto che io sono esperta anche di fisica quantistica, molti mi hanno seguito per la fisica quantistica, che per la lettura dei quadri numerologici, perché accade che quando le persone si collegano al quadro numerologico vedono che non è loro e chiaramente ascoltano un po' e l'interesse un po' decade, questo si sapeva, però io ci tenevo a farvi vedere quanto un quadro numerologico dire, e qui siamo a un terzo, Alessandra, quindi noi adesso continuiamo la nostra bella chiacchierata. Quindi ecco, ci saranno questi altri appuntamenti, il corso di tecniche quantistiche che si intitola Coscienza e guarigione, molto bello. Per queste cose mi contattate in privato. Io vi devo salutare qui perché il mio tempo è scaduto, abbiamo iniziato purtroppo in ritardo, ma in questo momento la tecnica non è dalla nostra parte. E Alessandra, ringrazio tantissimo a te per, come dire,
No, esserti adattata purtroppo a essere soltanto telefono, ma almeno la tua voce, insomma, e mi dispiace anche perché voi non la vedete, Alessandra è anche una donna molto bella, mi piace doppiamente perché il suo Grazie. sei, no? Il suo sei, così si manifestava veramente la bellezza anche esteriore, si manifestava. Abbiamo potuto vedere questo, ma fidatevi. Lo Grazie, vedrò nei Alessandra. commenti la foto. Beh, ecco, va bene, esatto. Quindi, per il quadro numerologico lo rifarò venerdì prossimo alle 16, invece domenica questa alle 19 faccio una meditazione psichica sulla forza e sul potere personale. La meditazione psichica è una forma di meditazione molto particolare dove le persone ricevono dei simboli che sono messaggi personali, quindi diventa molto personalizzata. Voi poi nei commenti mi scriverete che simboli vi sono arrivati, ve li decodifico in modo da leggervi il messaggio, che vi serve. È arrivato in quel momento. Per chi vuole, domenica alle 19. Io vi ringrazio tutti, saluto e ci vediamo appunto per chi c'è domenica sera, venerdì della prossima settimana, 16. Domenica alle 19, venerdì alle 16. Ciao a tutti e grazie. Ciao Alessandra, grazie. Ciao.